Vabbè, allora si precede all'interrogatorio di Greco Giuseppe. Greco Giuseppe, è in aula? Presto. Venga qua al pretorio. Io avevo detto che con Donno Salvatore portasse che con Donno Antonino, perché non vuol dire poi Donno Salvatore al suo e non essere inquadrato dalle telecamere. Ma c'è una disposizione mia che non è stata revocata. Grazie. Che non... Lei sa di che cosa è imputato? È imputato dell'associazione per delinquere semplice, associazione per delinquere di stampo mafioso e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e smercio degli stessi. Dunque è stato interrogato in istruttoria, adesso lo leggiamo gli interrogatori che lei ha reso, ci dirà se li conferma e se ha altro da aggiungere. Interrogatorio reso il 14 settembre 83 al giudice istruttore di Palermo. Contestati gli reati di cui al mandato di cattura dell'8 settembre 83, risponde: mi protesto innocente e mi riporto alle dichiarazioni che ho reso alla squadra mobile e che confermo dopo averne ricevuto lettura del relativo verbale, precisando che soltanto dalla stampa ho avuto notizie che il Greco Giuseppe Di Nicolò è comunemente inteso Scarpazzedda. Dei coimputati, come ho già detto alla polizia, conosco soltanto i fratelli Presti Filippo per le ragioni che ho già spiegato, nonché i miei congiunti, e cioè Greco Michele e Greco Salvatore. Conosco un tale che risponde al nome di Pace Stefano e che è titolare di un bar dal medesimo gestito in questa via Jafar. Lo conosco appunto soltanto perché gestore di tale bar. A contestazione di quanto forma oggetto del rapporto, nel punto in cui viene riferito che nell'abitazione di Marchese Antonino sono state rinvenute parecchie magliette pubblicitarie che esso imputato ha dichiarato di avere distribuito personalmente, risponde: nego di avere dichiarato alla polizia di essermi occupato della materiale distribuzione delle magliette di cui trattasi. Chiarisco che io ho lasciato queste magliette contenute peraltro in contenitori di cartone presso la sede della Grinta e presso il bar Bristol di via Emerico Amari a disposizione di eventuali avventori. Altro scatolo l'ho consegnato, anzi un buon numero l'ho consegnato ad una mia cugina Francesca Loverde, insegnante elementare, ed un altro paio di scatoli li ho lasciati presso un posto telefonico pubblico affidato alla custodia di una persona la cui identità non mi è nota e sito nei pressi di via Croce Verde. Tengo a precisare che identici chiarimenti io avevo già reso al dottor Cassarà in sede di interrogatorio extragiudiziario. Insisto nell'affermare di non conoscere in alcun modo alcun componente della famiglia Marchese. A domanda della difesa, le magliette pubblicitarie, se non erro, erano in numero di circa 800.000. Insisto nell'affermare di non conoscere il Montalto Salvatore e di non aver avuto mai rapporti con il medesimo. Gli si contesta che dalla polizia è stata rinvenuta, annotata nella sua abitazione, l'utenza 423773. Della combustibili solidi e liquidi di Montalto Salvatore. Alla contestazione risponde: può anche darsi che mia madre si sia rifornita per alimentare l'impianto di riscaldamento della nostra abitazione di combustibile presso la ditta su indicata. Comunque, tengo a precisare che l'utenza non poteva risultare annotata in ogni caso nella mia agenda personale. Peraltro devo dire che nell'abitazione in cui io vivo, con me convivono i miei genitori. Non sono titolare di rapporti bancari di alcun genere con alcun istituto di credito. Posso precisare a tal riguardo che fino all'anno scorso mio padre mi passava la somma di lire 100.000 lire ogni settimana. Non ritengo di essere titolare di altri beni immobili oltre una villetta con terreno attiguo sito in quel di Casteldaccia. Sono socio con Lucio Tasca, che ne ha la gestione, della impresa Grinta, esercente il commercio di auto e moto.
La società risale al 1975. Chiarisco che non abbiamo mai tratto concretamente utile dalla gestione della Grinta, perché lavoriamo con le banche e gli interessi assorbono ogni utile. Con mio padre sono cointeressato nella società GGC Corporation, esercente la produzione cinematografica. Al momento attuale non abbiamo conseguito alcun utile dalla gestione. Per il momento non ho altro da aggiungere. Letto, confermato, sottoscritto. Interrogatorio del 21 luglio 1984 al giudice istruttore. Preliminarmente si dà atto che il prevenuto esibisce, perché venga acquisita agli atti, lettera diretta. Non c'entra nemmeno. Sì. No, è quello del 11 ottobre 1984, dinanzi al giudice istruttore. Allora rettifico, interrogatorio reso al giudice istruttore il 10 ottobre 1984. Contestati gli reati di cui al mandato di cattura 323-84 del 29 settembre 84, risponde. È dall'anno scorso che è cominciato il mio martirio, e cioè da quando venni convocato dai carabinieri per una diffida senza motivo. Poi fui arrestato a seguito di mandato di cattura e dopo 3 mesi circa mi furono concessi gli arresti domiciliari. Non riesco quindi a capire le nuove accuse che mi vengono mosse e perché mi si voglia far diventare quello che non sono. Mi viene contestato che le dichiarazioni a mio carico sono state rese da Tommaso Buscetta e che secondo le stesse io apparterrei alla famiglia mafiosa di Ciaculli, secondo quanto lo stesso Buscetta riferisce di aver appreso, come mi si dice, da Gaetano Badalamenti. Respingo le accuse. Io conosco Buscetta e Badalamenti solo dai giornali e dalla TV. Greco Giuseppe di Salvatore è mio cugino per parte di padre e quindi lo conosco bene. Mi riferisco a quello nato nel 1958. Quanto a Greco Giuseppe fu Nicola del 52, inteso Scarpazzetta, non so se siamo parenti. Lo conosco perché è della stessa borgata, ma non lo vedo da molti anni. Conosco i Presti Filippo, che abitano vicino a casa mia, sia Giovanni che i figli Giuseppe e Mario. Non conosco Lucchese Giuseppe, Puccio Giuseppe. Conosco invece Greco Giovanni di Salvatore, inteso Giovannello, come conosco tanti altri della borgata. Confermo i precedenti interrogatori. Letto, confermato. Lei conferma questo interrogatorio? Confermo l'interrogatorio. Queste magliette pubblicitarie che lei ha fatto per la Grinta? No, era per pubblicizzare un film. Per quel film Paprika? Sì, sì, crema, cioccolato e paprika. Crema, cioccolato e paprika. Ma di queste... E che c'era scritto nelle magliette? Il titolo del film. Ah, solo il titolo del film. Ma di queste accuse sono stato assolto dalla Cassazione? Per no, questo. Non si trattava di un'accusa, è una notizia che io le stavo domandando, che cosa fosse scritto sulle magliette. Siccome quando sono stato arrestato la prima volta mi si contestava questa accusa, quindi... No, io le chiedevo un'altra cosa. Conosceva Nino Salvo? Lei personalmente? L'ho conosciuto perché mi serviva la sua macchina per girare alcune scene del film. E mi sono presentato, siccome aveva una macchina che in quel periodo non esisteva a Palermo, perché era uscita da poco in commercio. E a Roma l'affittavano 1 milione al giorno. Allora, per risparmiare questa cifra, essendo a conoscenza che il dottore Salvo aveva questa macchina, gliel'ho chiesta. Tutto qui. Ma lei non lo conosceva? Si è fatto presentare oppure?
No, mi sono presentato io stesso. Si è presentato lei stesso e gli ha chiesto di poter adoperare... Il potere mi ha semplicemente raccomandato di non scassargliela. Una Mercedes? Sì, una Mercedes 5000. E per quanto tempo l'ha adoperata questa automobile? Durante le riprese, credo 2 settimane, non sono sicuro. Ha pagato qualche cosa per questo uso dell'automobile? No, no, assolutamente. Fu concesso gratuitamente? Sì, sì. Al salvo. Va bene. Ci sono domande? Sì, volevo che l'imputato precisasse i suoi rapporti con l'ASPO. Con la società? Sì. C'è un equivoco, io non so proprio che cosa sia quest'ASPO. Che risulta che lei... Alzi un po' il microfono. Alzi un po' l'asta del mio... Ecco così. Così, va bene, va bene. E la avvicini, sì. Cioè, ci dica allora. Non so che dire. Cioè, lei non ha rapporti, non ha avuto mai rapporti con l'ASPO? No. Ha avuto un momento. Ma questo? No, si oppone alla domanda, se un altro paio di domande. Comunque, le do la linea. Le do la linea. Che dire io, Presidente? Sì, sì. Si tratta di questo. Si dice nell'ordinanza del rinvio a giudizio che lui avrebbe rapporti con l'ASPO, il che è un errore, perché il Presidente dell'ASPO è un certo avvocato Giuseppe Greco che non c'entra niente con lui, non è nemmeno suo parente, quindi si tratta di un errore materiale. Vabbè, però nell'ASPO in cui c'era sono anche... in corso il redattore dell'ordinanza del rinvio a giudizio. L'ASPO è una cooperativa, sì, in materia ortofrutticola di cui il presidente è l'avvocato Giuseppe Greco. Faceva parte però lo zio pure di questo Salvatore. Non è zio, non ha niente a che vedere con lui. No, Giuseppe parente. Greco non ha niente a che vedere, ma dell'ASPO faceva parte anche Salvatore, sì, sì. Greco. Salvatore, anche sì. Il padre, come cooperativa di come tutti gli ortofrutticoli, sì, della zona di Palermo. Comunque non lei non dice niente. Che non ha nessun rapporto e con... Non c'entra niente, è un errore dell'ordinanza del rinvio a giudizio. Vabbè, questo è un commento poi. Appunto, io una puntualizzazione. Beh, serve il dibattimento anche per chiarire anche queste, poi, anche queste cose. Se mi consente, Presidente. Sì, prego. Per quanto riguarda la posizione di Giuseppe Greco, io vorrei chiarire che inizialmente c'è stata un'imputazione di associazione per delinquere, poi derubricata in ricettazione, sì, perché da poi... parte dell'accusa si è ritenuto che i soldi necessari per la realizzazione del film fossero di provenienza illecita in quanto provenivano dal padre Michele Greco. E naturalmente questa accusa poi è caduta. E tra l'altro lui è stato scarcerato anche per decorrenza di termine dopo aver avuto gli arresti domiciliari. Comparso Buscetta, il quale ha dichiarato di aver appreso da Badalamenti che Giuseppe Greco era uomo d'onore, è stato emesso un nuovo mandato di cattura contro di lui. Contro questo mandato di cattura è stato proposto il ricorso per Cassazione e la Cassazione ha annullato questo titolo esecutivo. Per cui al momento dell'ordinanza del rinvio a giudizio Giuseppe Greco era libero, che era stato scarcerato dalla Cassazione. Se non che con l'ordinanza del rinvio a giudizio i giudici che l'hanno redatta, i giudici istruttori che l'hanno redatta, hanno ritenuto che malgrado un annullamento del precedente mandato di cattura da parte della Corte di Cassazione, vi fossero elementi per riemettere il mandato di cattura contro Giuseppe Greco perché... si sono rifatti alla dichiarazione di Buscetta che ha detto a sua volta che di aver saputo da altri che Giuseppe Greco era uomo d'onore. In questa situazione riemesso il mandato di cattura è stato posto agli arresti domiciliari e oggi si trova in questa situazione. Sì. Comunque è stato rinviato a giudizio per i reati che gli abbiamo detto. I reati che abbiamo detto, sì, con l'ordinanza che l'ha rimesso, sì, in stato di detenzione mentre prima era già libero. Sì, sì. Va bene. Dunque, deve aggiungere qualche altra cosa? Ci sono domande anche da parte del difensore, da parte civile. Numero 80. Presidente, desidererei che chiedesse a Giuseppe Greco in che modo aveva... Per favore il nome. Galasso. Sì. In che modo aveva appreso che il dottor Salvo era in possesso, in proprietà dell'automobile Mercedes che gli serviva per il film. Risponde alla domanda. Scusi, signor Presidente, non è che siamo a New York, siamo a Palermo. Bene o male ci conosciamo tutti. Poi il dottor Salvo non è che era un anonimo qualunque. Quindi è ovvio che sapevo che avesse la macchina. Poi con papà si conosce, quindi non... Va bene. Ah, quindi conosceva anche papà suo.
Palermo non è che sia una grandissima città, quindi bene o male ci conosciamo tutti, non è che è difficile sapere se il tizio o il Caio ha una macchina così importante. Nell'81 era una macchina molto importante, quindi... Ma che necessità c'era dal punto di vista artistico di adoperare questa automobile per il film? Siccome il regista voleva questa macchina, e allora, visto che la... Chi era il regista? E Michele Massimo Tarantini. Sì, ma la necessità o comunque l'opportunità artistica o comunque per riguardo alla sceneggiatura non me la sa precisare? Perché siccome si trattava di un ricco professore che aveva sposato una moglie, una donna molto ricca, la quale possedeva una Jaguar, e quindi anche lui doveva avere una macchina ad un certo livello, tutto qui. Lei ha collaborato al film? Sì, io ho fatto una parte, ho scritto anche la sceneggiatura. Quindi, insomma, è al caso di dire, appunto, come autore della sceneggiatura. Sì. Quindi la necessità derivava dal fatto che si trattava di una persona che aveva bisogno di dimostrare la propria... Agiatezza. Il finanziamento del film, ci può dire da che cosa è venuto? I soldi per il film me li ha dati mio padre, questo l'ho sempre detto, ma poi... Ci può anche dire quanto è costato il film? Con esattezza no, direi una sciocchezza, perché io del lato amministrativo non me ne sono occupato. Approssimativamente? Sui 600, credo. 600... Milioni. Milioni. Per evitare di avere qualche equivoco, 600 lire certamente no. Dunque, allora, non ci sono altre domande, difensore? Nessuna. Sì. Nessun'altra domanda? Possiamo licenziare l'imputato.